puntata di Non Solo Fisco. Nuova puntata, argomento però vecchio, perché ci sono tante cose ancora da dire, da chiarire, casistiche da sviscerare riguardo la fatturazione elettronica. L'abbiamo chiamata anche una spada di Damocle che pende appunto da alcuni mesi e soprattutto per il futuro, a partire dal 1 gennaio 2019, sulla testa dei privati. Insomma, arriva una grande quantità di fatture elettroniche da gestire. Allora, con me il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Arezzo, grazie di essere di nuovo qui con noi. La fatturazione elettronica ancora ce n'è bisogno di parlare tantissimo. Ma tantissimo, perché credo che tutti hanno avuto un approccio, c'è un sentito dire, e ora c'è anche una gara, no? Te l'avevo detto, quindi c'è una lotteria sul te l'avevo detto che c'era la proroga, oppure te l'avevo detto che entrava in vigore il primo gennaio. E io ho sentito anche, no, io non ci rientro, io te l'avevo detto che non ci rientravo, mentre invece si scopre che in tanti ci rientrano. Sì, in tanti ci rientrano, comunque le cause di esclusione saranno molto più ampie che nel passato. Quindi il primo nodo da sciogliere entrerà in vigore. Quello che posso dire è che ritengo di sì, anche se in Italia fino magari alla notte di Capodanno non sapremo granché. Però abbiamo visto che hanno legato un'aspettativa di gettito di 2 miliardi su questo aspetto, e quindi, visto che la UE ci sta facendo, diciamo, dei problemi sulle capacità di spesa e sul debito pubblico, credo che non si potrà rinunciare alla copertura presunta di questi famigerati 2 miliardi, e quindi la misura dovrà entrare in vigore. Ormai, insomma, stiamo cercando di approntare tutto quello che è necessario. Quindi, insomma, quasi pronti per queste emissioni. Allora, la fatturazione elettronica è spedire un'email con una fattura legata? No, assolutamente. Togliamoci dalla testa che la fatturazione elettronica sia una cosa gestibile con un PDF. Il PDF, sapete che è un formato che converte, diciamo, dei file Word, dei file Excel. Quindi dal punto di vista semantico la definizione di fatturazione elettronica può essere data anche a un PDF, ma non è quello che l'Agenzia delle Entrate ha inteso. L'Agenzia delle Entrate si riferisce ad un file che dovrà essere prodotto in un certo formato particolare, che è il formato XML, okay, e che deve transitare da un sistema di interscambio. Questo è quello che mette in contatto quindi i privati con lo Stato, perché è tra questi, no, che c'è lo scambio, esatto, di queste lo Stato si interpone, è come se ci fosse questo soggetto tra lei e me, e che quindi si interpone tra i due privati che vogliono scambiarsi. Lo Stato vuole sapere cosa ci scambiamo, quale merce o quale servizio stiamo fatturando, quale importo noi abbiamo deciso di mettere come cliente e come fornitore nel nostro rapporto. Quindi è in questo caso tra i due, cliente e fornitore, si interpone questo SDI, questo sistema di interscambio, che ci pensa lui poi a recapitare le fatture tra i soggetti. Quindi tutta Italia deve, per miliardi di fatture, fare riferimento a questo nodo di scambio. Allora, ci sono, almeno in questo momento in cui ne stiamo parlando, categorie che sono esenti da questo meccanismo della fatturazione elettronica, almeno per il momento? Sì, ci sono, allora, per alcune categorie è solo un si dice, cioè è una situazione che è in evoluzione per quanto riguarda le modifiche in corso di approvazione parlamentare, e quindi si parla di farmacisti e di medici, okay, soprattutto per le operazioni che sono legate poi al flusso di dati sul sistema sanitario nazionale. Poi c'è la grande categoria dei forfettari, però anche questo è legato non ad una normativa che già c'è, e cioè quella sul forfè, ma sull'eventuale estensione fino ai 65.000 euro di fatturato, che dovrebbe essere la nuova soglia di una normativa che presumibilmente vedrà la luce sempre i primi dell'anno. Quindi ad oggi io non saprei se un soggetto che fattura 60.000 euro l'anno potrà essere esonerato, diciamo che è nei progetti del governo. Ecco, però ricordiamo che
anche se una partita IVA ha un regime forfettario, quindi in questo momento forse è esente. Per la fatturazione attiva. Attiva, quando si interfaccia ad esempio con un ente pubblico e quindi deve instaurare un rapporto, quindi una fattura verso un ente pubblico, resta in vigore comunque il fatto che la fattura va spedita in maniera elettronica. Sì, diciamo che ci sono dei casi particolari, ma il problema del forfettario è legato anche alla fatturazione passiva, nel senso che comunque sia, se non ha la copia cartacea, deve comunque avere tutte le fatture, quindi deve andare a prendersi allo SDI tutte le fatture XML che i soggetti con partita IVA hanno emesso nei suoi confronti, perché comunque deve avere la conservazione delle fatture. E ci sono anche situazioni in cui queste fatture potrebbero essere necessarie anche, per esempio, per avere la riscossione di un credito e quindi andare in tribunale per ottenere quanto dovuto. Ok, dunque diciamo questa fatturazione elettronica riguarda privati e è molto importante anche quando si va a trattare gli argomenti dei bonus, degli sgravi fiscali che ci sono, che ne so, nel campo della ristrutturazione edilizia, nel campo energetico, per esempio, è così? È così. Quindi la fatturazione elettronica è obbligatoria non solo nei confronti del B2B, cioè non solo nello scambio cliente-fornitore fra partite IVA, ma anche nei confronti dei privati. E quindi al privato il soggetto partita IVA dovrà consegnare un documento cartaceo, ma contestualmente inviare al sistema di interscambio, all'Agenzia delle Entrate, anche la copia in formato XML, quindi la fattura elettronica, che verrà recapitata diciamo nella posizione individuale di quel codice fiscale di quella persona. Quindi una persona potrebbe, non lo so, entrare in un negozio e dovrà uscire con una copia cartacea, ma qualora la perdesse, per esempio che ha necessità di fare una pratica di ristrutturazione edilizia e quindi dimostrare al fisco per uno sgravio fiscale questo tipo di spesa, può andare a recuperare nel sistema di interscambio la copia elettronica della fattura, stamparla e quella a valore. Comunque sia, è necessario per quanto riguarda i soggetti che devono fatturare anche su richiesta di privati, fare la fattura e cartacea ed elettronica. Quindi in definitiva la fattura elettronica copre tutte le operazioni che devono essere fatturate. Dunque, è un sistema difficile da gestire per un privato, questo della fatturazione elettronica? Allora, per un privato è necessario avere una certa dimestichezza, ripeto, la grande mole delle fatture sarà comunque una fatturazione cartacea, però non è sempre detto che questo possa avvenire, soprattutto per quanto riguarda alcune utenze, alcuni gestori a livello nazionale, può darsi che invino solo la copia nella casella del codice fiscale gestito a livello di Agenzia delle Entrate. Quindi ci si dovrà diciamo inserire con le proprie credenziali nel sito dell'Agenzia delle Entrate e andare a recuperare questi file XML che saranno forniti anche in una versione stampabile secondo un modello uguale per tutti, ma che potranno comunque essere recuperati, perché poi ci sarà anche una conservazione di questi documenti. Ecco, immagino che insomma non tutti, anche se la gran parte delle persone lo ha a disposizione, ad esempio la connessione internet a casa per poter gestire una pratica di questo tipo. Quanto è importante il ruolo del commercialista in questo, insomma, dell'ordine e dei commercialisti che insomma sono al lavoro in questo periodo? È importante naturalmente in primo luogo per le aziende, però anche il privato ovviamente potrebbe aver bisogno di un aiuto, e noi siamo anche qui per questo, un aiuto che può derivare appunto magari da una persona anziana, da chi non ha questo tipo di attrezzature. Ripeto, l'importante è cercare comunque di avere sempre la copia cartacea per quanto riguarda i privati, perché questo ci facilita il compito. Però viviamo in una situazione di digital divide, come si dice,
Cioè l'Italia non è sicuramente uno dei paesi più progrediti dal punto di vista delle connessioni internet, dal punto di vista della diffusione dell'hardware, di questi strumenti, anche di alfabetizzazione informatica. Quindi è ovvio che queste lacune, queste difficoltà rimangono e a quel punto il professionista può dare una mano. Certo, non è un lavoro particolarmente interessante per chi Certo. fa consulenza, però naturalmente fa parte di un sistema fiscale che si sta rivoluzionando e quindi tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, lo Stato sarà, come dire, clemente nei primi mesi rispetto alle scadenze in cui queste fatture elettroniche devono essere inviate e soprattutto ricevute dallo Stato, giusto? Sì, allora, in questa prima fase è stato previsto un periodo senza sanzioni per quanto riguarda l'emissione delle fatture da parte, appunto, da parte delle partite IVA, da parte delle aziende. Quindi le aziende potranno emettere senza sanzioni in ritardo rispetto ai consueti termini della fattura cartacea la fattura elettronica. La fattura elettronica potrà quindi giungere, senza sanzioni, purché venga considerata nella liquidazione del mese o del trimestre di riferimento. E se invece giungerà, per la liquidazione del mese o trimestre di riferimento successivo, ci sarà un abbattimento dell'80% delle sanzioni. L'altra misura importante è quella che prevede un differimento fino a 10 giorni dell'emissione della fatturazione elettronica rispetto al momento di compimento dell'operazione, che come ricordiamo è o la riscossione di un acconto, oppure il momento della consegna nella cessione dei beni, oppure la conclusione della prestazione del servizio, quando appunto si parla di prestazione di servizi. Quindi in definitiva per Capodanno dovremmo stare a guardare cosa esce a mezzanotte sulla fatturazione elettronica e poi ci dovremo trovare per un'altra puntata, immagino. Ecco, per ora non fate programmi per Capodanno perché l'importante è arrivare in tempo, soprattutto a parte le battute, con l'approntamento di software. Ci sono possibilità gratuite per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate che sono state messe a disposizione, ma è ovvio che sono usufruibili solo dalle piccole realtà che fanno poche fatture, che ricevono poche fatture. Nelle aziende strutturate, nella gran parte dei casi, anche se il nostro è un tessuto fatto di piccole e medie aziende, è ovvio che bisogna comunque attrezzarsi con dei software. È il grande business che noi abbiamo anche contestato, questo delle software house, ma tant'è, bisogna adeguarsi e quindi avere un minimo gestionale che faciliti le operazioni, perché gli imprenditori devono avere contezza non solo di quello che è il costo del software, ma in mancanza anche quello che è il costo del loro personale amministrativo che dovrà Essere essere dedicato. dedicato a queste funzioni, anche lì, diciamo, ci sono dei costi, anche se finanziariamente non sono immediatamente percepibili, ma il tempo che le persone impiegano e impiegheranno per l'uso di questi strumenti, per implementare queste procedure, soprattutto all'inizio, è rilevante. Quindi un gestionale è importante e dal 18 dicembre, per quanto riguarda il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, verrà messo a disposizione un gestionale con costi molto interessanti e parliamo di 5 millesimi di euro A a fattura. fattura, quindi si sta parlando appunto di 5 euro per 1000 fatture, sono prezzi altamente Sì, concorrenziali decisamente. e quindi insomma si cerca anche da quel punto di vista lì, punto di vista dei costi, di ridurre quanto più l'impatto sulle imprese. Questo punto, buon lavoro perché insomma, nonostante le feste, ecco, c'è molto da fare per l'attivazione C'è di molto da queste fare, quindi procedure. ci diamo appuntamento per fare un po' il punto quando le procedure saranno, diciamo, definibili in maniera più puntuale. Bene, allora grazie alla Presidente dell'Ordine Giovanni Grazzini per questa nuova delucidazione sulla fatturazione elettronica e anche con Non Solo Fisco ci vediamo nel 2019. Grazie.